Bene, riprendiamo il discorso sull'incertezza delle grandezze. Riassumo brevemente quello che abbiamo visto la volta scorsa. E abbiamo visto che misurare una grandezza fisica significa operare, tramite uno strumento opportuno di misura, un confronto tra ciò che devo misurare e l'unità di riferimento. Qui ho l'immagine di un righello, che è uno strumento per misurare delle lunghezze. Ok? Lo strumento in questione ha due caratteristiche importanti. Ha una sensibilità, che è la più piccola misura eseguibile dello strumento, in questo caso è di 1 cm, la scala in centimetri. E la sensibilità la vedo con la distanza tra una tacca sul righello e la successiva. Le due tacche più vicine distano 1 cm. E poi c'è la portata, che è la massima misura eseguibile. La massima misura diretta, che è di in questo caso 100 centimetri, cioè 1 metro. Mentre questa è la minima misura. Ok? Qui non ci sono. E se ci sono anche i millimetri, meglio. Ho la sensibilità più piccola, migliore. Quindi qualunque misura io faccia con questo strumento, L, sarà composta di tre componenti. La lettura, in questo caso facciamo un esempio, che ne so, di 35 centimetri, più o meno l'incertezza, che è 1 cm, che è la sensibilità, è l'unità di misura. Ok? Questo significa che nella scala, fatemi fare uno zoom del mio righello, se qui cade il 35, qui cade il 36, qui cade il 34 e mia misura cadrà in un punto qualunque all'interno di questa zona. Ok? Quindi ci sarà nella misura, la lettura dello strumento e la sua incertezza, che è la sensibilità dello strumento, che viene da qua. D'accordo? Con uno strumento, domanda, con uno strumento come questo, posso usare uno strumento come questo per misurare, per esempio, la lunghezza della stanza? È una buona scelta? No, perché va fuori della sua portata. Quindi per usare questo, se io avessi a disposizione solo questo strumento, non posso fare una misura diretta, perché devo replicare lo strumento più volte e poi fare una somma. Quindi ho una misura indiretta. Misure dirette con questo strumento posso fare solo di ciò che è all'interno della sua portata. Ok? Cioè tutto ciò che è più corto di 1 metro. D'accordo? A. B. Non posso misurare in modo diretto, per esempio, che ne so, lo spessore di un foglio di quaderno. Perché? Perché va sotto la sensibilità. Quindi questo strumento è adatto a misure che siano superiori al centimetro e inferiori al metro. Ecco l'intervallo di variabilità delle misure operabili con questo strumento. Ok? Qualunque misura io faccia sarà scrivibile in questo modo: un valore L con la barra sopra, il testo lo indica così, che è la lettura, più o meno delta L, che è l'incertezza. Questa è la lettura e questa è l'incertezza. Della misura.
Ok? Quindi il valore di L che sto misurando sarà compreso tra un massimo che è la lettura di L più l'incertezza e L barrato meno l'incertezza, come abbiamo visto prima, tra 34 e 36 centimetri. Ok? Questo l'avevamo già visto, ci sono dubbi su questo. Il valore di delta L prende anche il nome di incertezza assoluta. E quando calcoleremo a breve le incertezze su grandezze fisiche indirette ottenute con calcoli, l'incertezza assoluta, il delta L, mi dice come scrivere L grande, cioè L barrato. Cioè fissa il numero di cifre, come abbiamo detto l'altra volta, significative. Supponiamo di aver letto, che ne so, più o meno 1 centimetro, un'altra misura. Qui l'incertezza cade sull'unità, quindi è il 2 la cifra incerta. Il numero delle cifre certe, partendo da sinistra fino alla prima incerta, prende il nome di cifre significative. Facciamo un altro esempio, usando un altro strumento, ovviamente non questo, ma mi mettete che abbiamo. Certo. Supponete che abbiamo pesato una massa, una bilancia, ok? E la bilancia sia sensibile al decimo di grammo. Immaginate che abbiamo trovato una massa di 327,8 più o meno 0,1 grammi. Qui l'incertezza cade sul decimo di grammo. Quindi le cifre significative sono tutte queste, che sono quattro cifre significative. Prima ne avevamo due. Okay. Tutte quelle certe e la prima incerta. D'accordo? Supponete invece di avere questa misura, chiamiamola, che ne so, M1, M2, 0, che ne so, 0,05 più o meno 0,001 grammi. Qui quante cifre significative ho? Una sola. Ho solo questa. L'incertezza cade sui centesimi di grammo. Ok? E quindi ho una sola cifra significativa. Perché questi zeri servono solo a ricordarmi che questo 5 sono, scusate, non centesimi ma millesimi di grammo. Aiuta un po', secondo me, scriverlo con la notazione scientifica. Lo 0,005 lo possiamo scrivere come 5, 5 in questo caso per 10 alla meno 3 grammi, più o meno 1. Anzi, 10 alla 3 grammi. Quindi la cifra significativa è una sola, perché l'incertezza cade proprio sui 5. Meglio ancora, di solito si fa così. 5 più o meno 1 per 10 alla meno 3 grammi. Qui è ovvio che l'incertezza cade proprio sull'unità. Ok? Ci sono domande? Bene, immaginate
qui vado un po' veloce perché l'avevamo già visto la volta scorsa, di avere a disposizione diverse misure dirette, ok? E di costruire altre indirette. Supponete di avere due misure di lunghezza, qui ho preso gli esempi la volta scorsa. Immaginiamo di dover misurare con un righello di quello che avete, non quello che avevo prima, che ha una sensibilità troppo bassa, con il righello che avete nell'astuccio, che ha una sensibilità di 1 mm, il perimetro di un rettangolo. Qui abbiamo la base, qui abbiamo l'altezza. Immaginate di aver ottenuto queste misure, la base sia di 2,4 più o meno 0,1 cm. E l'altezza 1,3 più o meno 0,1 sempre centimetri. Ok? Se siamo interessati al perimetro, sommeremo prima i due lati e poi moltiplicheremo per 2. Andiamo a considerare per prima cosa la somma A più B, che è il semiperimetro. D'accordo? Qui avremo che il valore della somma sarà la lettura dello strumento indiretto, ottenuta indirettamente, più o meno la sua incertezza. La A è 1,3. 1,3, sì, 1,3, più o meno 0,1. Quindi il valore della somma sarà la lettura di A più la lettura di B. E abbiamo visto l'altra volta che il valore della somma S, questo sarà compreso tra il più grande di B più il più grande di A e il più piccolo di B più il più piccolo di A, quindi tra 2,5 più 1,4, che è il valore massimo, e quello minimo che è 2,3 più 1,2. Ok? Quindi l'incertezza, la distanza tra il valore più grande, torniamo indietro, ecco, tra questo e questo. Questa differenza è il doppio di delta L. In questo caso, quindi, il valore dell'incertezza si otterrà facendo la differenza tra il massimo e il minimo diviso 2. E abbiamo già visto la volta scorsa che in questo caso ottengo un valore che è dato dalla somma dell'incertezza delle due misure dirette. Quindi se ho una grandezza fisica che è la somma di due grandezze fisiche, l'incertezza sulla somma è la somma delle incertezze sugli addendi. Quindi nel nostro caso specifico, S avrà un valore pari a 2,4 più 1,3. Più o meno la somma delle due incertezze, 0,1 più 0,1 centimetri. Questa è l'incertezza della somma. Quindi otterremo 3,7 più o meno 0,2 centimetri. Ok? Attenzione, questo è abbastanza intuitivo. Attenzione, se mi interessasse la differenza, se volessi sapere quanta differenza c'è tra la base e l'altezza, chiamiamola d piccolo, quindi base meno altezza, dovrei operare? Beh, la differenza avrà un valore massimo che sarà il più grande valore di B meno quello più piccolo di A. E quindi, per la stessa ragione, l'incertezza sulla differenza sarà sempre la somma delle due incertezze. Che io somma o che io sottragga, l'incertezza che ottengo è sempre
più grande, sempre maggiore delle incertezze delle grandezze fisiche dirette da cui parto. Quindi nel caso nostro otterremo che la differenza D vale 2,4 meno 1,3 più o meno 0,1 più 0,1 centimetri, cioè 1,1 più o meno 0,2 centimetri. Questo è controintuitivo. Uno sarebbe tentato di dire, beh, la differenza sarà la differenza delle incertezze, ma se lo facessi, qui avrei zero. Quindi avrei un paradosso, no? Perché avrei, utilizzando misure incerte, produco un risultato certo, cosa impossibile, non avrebbe senso. Se parto da misure incerte, qualunque operazione io faccia, l'incertezza rimane, non sparisce mai. Ok? Quindi abbiamo visto la propagazione delle incertezze dalle misure dirette a quelle indirette, in questo caso la somma e la differenza. Vediamo anche il prodotto, anzi il multiplo. Abbiamo visto la differenza, adesso vediamo il multiplo. Per esempio, che ne so, costruiamo un quadrato che abbia come lato A. In quel caso avremo il perimetro è 4 volte A. Ma 4 volte A significa A più A più A più A. Quindi se applico di nuovo la regola della somma, l'incertezza sul perimetro sarà l'incertezza di A più di nuovo l'incertezza di A più ancora l'incertezza di A più di nuovo l'incertezza di A, cioè 4 volte l'incertezza di A. Quindi in generale, se ho A grande che è un multiplo di A piccolo, l'incertezza su A, delta A, sarà n volte l'incertezza su A piccolo. Cioè il multiplo si mantiene. Attenzione, quando dico multiplo significa che solo su A ho incertezza, non su N, come nel caso del quadrato. Il perimetro è 4 volte il lato, sul 4 non ho incertezza, non ci sono quadrati che hanno un perimetro che sia 3,9 volte quello del lato. Il lato, sono sempre 4. Quindi qui, quando parlo di multipli, significa che faccio un prodotto tra due grandezze di cui solo una è affetta da incertezza, l'altra no. Ok? Quindi nel caso specifico nostro, se A valeva 1,3 più o meno un centimetro, significa che il perimetro del quadrato vale 4 volte 1,3 più o meno 1 centimetri, 0,1, scusate, quindi sarà 5,2 più o meno 0,4 centimetri. Devo moltiplicare anche l'incertezza. Ok? Vale anche l'inverso, attenzione, cioè se n, il multiplo, è un numero più piccolo di 1. D'accordo? Supponiamo di aver misurato il perimetro del nostro quadrato con una cordicella, quindi abbiamo una misura diretta, e aver trovato, che ne so, 24,0 più o meno 0,4 centimetri. Se voglio il lato L, devo dividere il perimetro per 4, il lato del quadrato.
Quindi il valore del lato sarà un quarto di 24,0 più o meno 0,4 centimetri. Quindi qui avremo 6,0 più o meno 0,1 centimetri. Quindi anche in questo caso l'incertezza è multiplo, se volete, cioè lo stesso coefficiente, lo stesso numero per cui devo dividere il perimetro per avere la lettura, devo dividere anche l'incertezza. Si opera nello stesso modo, cioè non è detto che n sia un intero, anche se in realtà così, in questo modo è improprio chiamarlo multiplo. Ok? Attenzione, passo successivo, cosa succede se ho un prodotto tra due grandezze, scusate, come qua, ma sono entrambe affette da incertezza. Cioè, se torniamo al quadrato, al rettangolo di prima, che succede se io dovessi calcolare la superficie del rettangolo? Dovrei moltiplicare base per altezza, ma entrambe sono affette da incertezza. Quindi devo calcolare il modo in cui questo si propaga o si ripercuote sul valore dell'area. Ok? Quindi operazione di prodotto. Chiamiamo A grande, fatemi rifare il disegno, quindi prodotto tra grandezze che sono misure dirette per produrre una misura indiretta. Abbiamo di nuovo il nostro rettangolo. Questa è la base, questa è l'altezza. Fatemi copiare i dati che avevo messo prima. Eccoli qua. In questo caso, ok, come si opera? Beh, si utilizza una grandezza che è la seguente, si utilizza l'incertezza relativa. Se abbiamo che ne so, partiamo dall'altezza, A vale la lettura di A più o meno la sua incertezza. Questa è quella assoluta, si chiama incertezza relativa E della grandezza A, il rapporto tra l'incertezza assoluta e la lettura dello strumento. E può essere data sia in decimale che in percentuale. Nel nostro caso, se A vale 1,3 più o meno 0,1 centimetri, l'incertezza relativa di A vale 0,1 diviso 1,3. Attenzione, l'unità di misura viene cancellata, cioè l'incertezza relativa non ha unità di misura. E Cos'è quello? Vicino all'altro prendo. una E minuscola, fammela scrivere un poco meglio. Qualche volta ho trovato anche ER, incertezza relativa. Non so perché usano la lettera E, di solito si indica la E. Quindi nel nostro caso abbiamo l'incertezza relativa su A vale 0,1 su 1,3. Vediamo se riesco a recuperare rapidamente la calcolatrice. Otteniamo 0,077. Quindi circa il 7,7%. Ok? Mentre l'incertezza relativa su B, per esempio, vale il delta B sulla lettura di B.
Quindi 0,1 diviso 2,4. Qui non metto unità di misura perché si semplificano comunque. Quindi avremo 0,416 periodico. C'è uno 0 in più, scusa. Quindi questa è del 4,2% circa. Per avere la percentuale basta moltiplicare per 100. Ok? Perché ci serve l'incertezza relativa? Perché per il seguente motivo. Immaginate che vogliamo calcolare l'area del nostro rettangolo. Chiamiamola superficie S grande. La superficie la chiamiamo come area altezza per base o base per altezza. Ok? Quindi la lettura, cioè il valore di S che troveremo sarà un valore di lettura più o meno l'incertezza su S. S stavolta è la superficie, S maiuscola. Il valore della lettura lo ottengo semplicemente moltiplicando la lettura di A per la lettura di B. Quindi nel nostro caso avremo 2,4 centimetri per 1,3 centimetri. E otteniamo 3,12 centimetri quadrati. L'incertezza su S è tale che la sua incertezza relativa è la somma delle incertezze relative dei due fattori. Arrivo subito. Dimmi. Certo. Questo è un punto importante. Se sommo due grandezze, l'incertezza della somma è la somma delle incertezze assolute degli addendi. Se faccio la differenza, l'incertezza assoluta della differenza è la somma sempre delle incertezze relative dei due termini, delle incertezze assolute. Se moltiplico due grandezze incerte, il prodotto ha un'incertezza relativa, che è la somma delle incertezze relative dei due fattori. Quindi in questo caso calcoliamo per prima cosa l'incertezza relativa della somma dell'area, questa è S grande. Quindi 0,1 diviso 1,3 più 0,1 diviso 2,4, che mi dà un totale circa di 0,1186. Conosciuto questo valore, posso calcolare l'incertezza assoluta della superficie moltiplicando per la superficie l'incertezza relativa. Questa è una moltiplicazione, che da parentesi non c'è. Lì abbiamo la superficie da 3,12 centimetri quadri per 0,1186 e ottengo 0,3 7, 9, eccetera, eccetera, centimetri quadri. Quando calcolo l'incertezza assoluta in questo modo, ok, 3, sì, ottengo un numero con diverse cifre dopo la virgola. Nelle incertezze si usa sempre una sola cifra significativa, cioè tengo buono solo il 3. Quando
quella diversa da 0 più a sinistra. Buttando via il 7, approssimo per eccesso. Quindi l'incertezza sulla superficie viene 0,4 cm quadri. Ok? Questo mi dice, attenzione, perché se la superficie che hai ottenuto ha questo valore, quando scrivi il risultato, questo 2 devi buttarlo via, perché l'incertezza è sui decimi, non sui centesimi. Quindi quando poi andrò a scrivere il risultato finale, la superficie vale 3,12 più o meno 0,4 centimetri quadri. L'incertezza è sui decimi, quindi questo numero devo buttarlo via. La cifra più incerta è l'1, la cifra incerta. Quindi qui avrò due cifre significative, il 3 e l'1, quindi questo lo riporto in questo modo. 3,1 più o meno 0,4 centimetri quadri. Non posso mettere il 2, perché il 2 è sotto la cifra incerta. Mettere 3,12 è un errore. D'accordo? Abbiamo ancora... Sì, ce la facciamo. Ci sono domande? Quindi, riassumo il procedimento per il prodotto. Se devo fare un prodotto tra due grandezze, calcolo l'incertezza relativa dei diversi fattori, le sommo e ottengo l'incertezza relativa del prodotto, in questo caso una superficie. Moltiplico il risultato per il prodotto, per la superficie in questo caso, qui ci va una barra, scusate, e ottengo l'incertezza assoluta del risultato, con le sue unità di misura, attenzione. Questa incertezza, questo numero che ottengo, va arrotondato tenendo solo una cifra significativa, che è quella più diversa da 0 più a sinistra, in questo caso i decimi. E normalmente la sua rotonda è sempre per eccesso, per essere più conservativi. Ok? Trovata l'incertezza assoluta, questa mi dice come scrivere il risultato. Perché se faccio A per B ottenevo 3,12 centimetri quadrati, ma l'incertezza mi dice, guarda che il tuo errore cade sui decimi, i centesimi sono privi di senso, quindi questo la butto via. Se butto via un 2, l'1 me lo tengo così com'è, se buttavo via un 7, questo diventava 2. Se fosse stato 3,17 avrei scritto qua sotto 3,2, perché butto via un numero più grande di 5. Ok? Tutto chiaro? Si può generalizzare questo dicendo che se, nota bene, se ho una grandezza fisica che è il prodotto di diverse grandezze, per esempio, che ne so, x grande è a per b per c, metti che devo calcolare il volume di un parallelepipedo. In quel caso ho tre fattori e quindi l'incertezza relativa del volume sarà la somma delle incertezze relative di tutti i suoi lati. E così via. Ok? Analogamente, se anziché avere un parallelepipedo ho un cubo, quindi ho non un multiplo, ma una potenza di una grandezza fisica, chiamiamola, che ne so, stavolta y, se y è a alla n, allora l'incertezza relativa di y è n volte quella relativa di a. Sì? Arrivo subito.
Dove, scusami? Nella parte del A per B per C. Eccola qua. Prego. Ultimo punto, e poi abbiamo chiuso con questa parte. Abbiamo visto il prodotto, vediamo il rapporto, cioè se devo fare una divisione tra due grandezze fisiche. Prima, quando calcolo una velocità, dovrò fare distanza percorso diviso tempo impiegato, quindi ho una divisione. In quel caso, chiamiamo D, o meglio R rapporto, A fratto B, allora si fa come per il prodotto. L'incertezza relativa del rapporto è la somma delle incertezze relative dei due operandi. Posso vedere un attimo? Ecco, qui è nell'esponente. Poi faremo esercizio su questo. Concludo ancora con un'osservazione, se posso, se abbiamo un po' di tempo. Cioè. L'incertezza relativa, ci siete tutti? L'incertezza relativa, a parte per calcolare la propagazione delle incertezze, mi serve anche per un altro, mi dà anche un'altra informazione. Ok? Immaginate qui, chiamiamolo incertezza relativa. Immaginate di aver fatto due misure. Prendo, che ne so, L1 come 12,5 più o meno 0,1 centimetri. Ok? Poi ne ho un'altra, L2, di 50,1 più o meno 0,2 centimetri. Quindi avete misurato due lunghezze. In quale dei due casi conoscete meglio ciò che dovete misurare? Cioè, dobbiamo confrontare la qualità di queste due misure. Qui abbiamo un'incertezza assoluta di 0,1 cm, qui di 0,2. Quindi la seconda misura ha un'incertezza assoluta più grande della precedente. Quindi qui, nella prima, l'intervallo dentro il quale si trova la misura è più piccolo. Ok? Ciò però che è importante è quanto questo è importante rispetto a quello che devo misurare. Perché calcoliamo l'incertezza relativa della prima misura E di L1, questa mi dà 0,1 diviso 12,5, circa 0,08, l'8%, no 0,8, lo 0,8%. Nel caso di L2 avremo 0,2 diviso 50,1, punto 2 diviso 50,1, 0,004 circa. Questo è più piccolo. Qui ho un'incertezza dello 0,4%. Quindi, nel caso della misura 2, questa incertezza
è meno importante rispetto alla misura di quanto non lo fosse nella misura L1. Perché questa incertezza è lo 0,8% di quello che devo misurare. Questa incertezza è lo 0,04% di ciò che devo misurare. Quindi L2 è misurata meglio. L'incertezza relativa mi dà la qualità della misura, cioè quale misura è più precisa. Ok? E questo mi consente di confrontare, siccome nell'incertezza relativa non ci sono le unità di misura, posso confrontare misure anche disomogenee. Posso misurare la qualità della misura di una massa e confrontarla con quella di una lunghezza, perché tanto l'incertezza relativa non dà un'unità di misura. Quindi se ho diverse unità di diverse misure fatte, quella in cui ho operato meglio, okay, è quella che ha l'incertezza relativa più piccola. In quel caso conosco meglio ciò che devo misurare. È chiaro che se ho, che ne so, una misura di lunghezza dove l'incertezza è il 50% della misura, è chiaro che conosco molto poco. Se ne ho un'altra in cui l'incertezza è l'1% di quello che devo misurare, lì conosco molto meglio ciò che devo misurare. Quindi se ho tra diverse misure, quella in cui la misura è più efficace, mi dà maggiore informazione, è quella con l'incertezza relativa più piccola. Ok? Grazie. Ci sono domande? Bene, dalla volta prossima faremo insieme qualche esercizio dove applichiamo queste tecniche di calcolo. Ok? Se non ci sono domande, ci fermiamo qui.